restiamo nel campo delle alte prestazioni con un prodotto che arriva dalla Germania, assolutamente prestigioso, formidabile, in qualche modo una potenziale, fra virgolette, concorrente della Ferrari California, anche se la missione del prodotto di cui vi parleremo è leggermente diversa, sicuramente a partire dalla disposizione del layout interno, che in questo caso è un due posti secchi, non un 2+2. Stiamo comunque parlando della più potente, più veloce, più muscolosa delle Mercedes scoperte, la SL63 AMG. Vediamola. Le vetture scoperte sono abitualmente considerate auto più adatte a un turismo anche veloce, sì, ma mai eccessivamente sportivo. Se poi su una convertibile campeggia la mitica stella a tre punte che identifica tutte le auto prodotte a Stoccarda da casa Mercedes, l'immaginario collettivo è sicuramente più incline a concepire un prodotto di gran classe e prestigio, perfetto per scivolare dolcemente e sontuosamente sulle cornice più rinomate, piuttosto che una rombante supercar adatta alla guida veramente cattiva. Ma si sa, le idee preconcette quasi sempre sono lontane dal vero, e così capita che anche nella famiglia normalmente assai compassata e certamente lussuosa delle Roadsters Mercedes ci sia spazio per una sorta di spirito ribelle, di pecora nera, di irriducibile, intemperante e scatenata grinta, come è la SL63 AMG della nostra prova. Sia chiaro, questa è una vera SL e come tutte le scoperte di questa gamma di casa Mercedes, la 63 AMG non rinuncia in nessun modo nemmeno ad una sola stilla del lusso, del comfort, del prestigio tipico di queste grosse e importanti convertibili. Ma coniuga tutte queste sibaritiche mollezze a un carattere estremamente brioso e molto più che solo sbarazzino. La 63 AMG è una SL dallo spirito autenticamente belluino, una fiera assetata di velocità ed emozioni che ben asseconda le richieste di adrenalina provenienti dal proprio pilota. Anzi, lo abitua ad averne a disposizione sempre e comunque interi ettolitri. I tecnici della AMG, la divisione un po' folle in realtà, che trasforma le tranquille Mercedes in potenziali belve pronte ad azzannare la strada, hanno anche questa volta fatto un piccolo grande prodigio. Le SL dell'ultima generazione sono tutte piacevoli da guidare e sempre brillanti, ma questa è davvero fatta di un'altra pasta. E non sono certamente solo i pur strabordanti 537 cavalli del V8 biturbo a giustificarne la grinta. In realtà tutta la vettura è stata certosinamente armonizzata per estrarne il massimo delle performance e del piacere di guida, anche quella più scatenata. A partire dal sound roco, sfacciato e cattivo che si sprigiona a ogni pressione dell'acceleratore, fino alla formidabile sincerità e comunicativa dello sterzo, il migliore che abbiamo mai avuto modo di trovare su una Mercedes, e proseguendo con la rocciosa stabilità su ogni tracciato e a qualsiasi andatura. Questa SL63 AMG è davvero una fantastica e autentica sportiva di razza. Una Mercedes AMG che non è afflitta da alcune delle incongruenze e bizzarrie che hanno invece caratterizzato altri esemplari della specie, ma che al contrario realizza una compiuta maturità tecnica per questo modello. È un oggetto prezioso, ovviamente, e conseguentemente costoso. Il suo listino recita 167.000 euro, optional più, optional meno. E non è nemmeno adatta a chi cerchi l'understatement, va da sé. Ma per chi desideri una sorta di incrociatore stellare tremendamente veloce e sorprendentemente emozionante, beh, che dire, è semplicemente perfetta.